Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi, come idea pasquale, vogliamo proporvi una ricetta diversa dal solito. Oggi cucineremo i calzoni torsitani. Torsitani perché di Tursi, il paese di mio papà. Sono calzoni che si mangiano solitamente sotto il periodo di Pasqua, a casa con i parenti, oppure durante qualche scampagnata fuori porta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di farina 00, 250 g di farina di grano duro. Non vi do le altre quantità perché saranno assolutissimamente a piacere quanto volete riempire o meno i vostri calzoni, ma ci servirà del salame, quello rustico, non il salame Milano, mi raccomando. Se potete, al supermercato comprate quelli insaccati interi e che siano prevalentemente calabro lucani, se potete, tagliato a pezzettini molto piccoli. Ci serviranno degli spinaci che io ho già lessato e ripassato in padella con dell'aglio, del primo sale, ci sono 250 grammi, ma dipende se voi volete aggiungerne di più o di meno a vostra scelta, 200 grammi di ricotta, 100 g di olio di oliva extravergine, mi raccomando, e 100 g di vino bianco secco, 2 uova e del formaggio grattugiato a piacere, del bicarbonato e del sale. Mettiamoci subito a cucinare. Occupiamoci prima di tutto dei nostri ingredienti, che amalgameremo tutti insieme e mettiamo da parte a lasciarli insaporire, mentre poi prepareremo l'impasto. La toma, tagliatela a pezzettini più o meno piccoli e aggiungetela al salame. La toma naturalmente è il primo sale, mi è scappato toma perché giù nel sud, o come la chiama sempre mio papà, la chiama sempre toma. Non vi preoccupate se sono pezzi irregolari, perché poi andremo a schiacciarli bene con una forchetta. Aggiungiamoci del formaggio grattugiato e un uovo. E adesso piano piano andiamo a mischiare tutti gli ingredienti. Se riuscite, rompete con la forchetta il formaggio. Ecco qui, il nostro primo sale è stato amalgamato al nostro salame, mettiamolo da parte. Prendiamo ora la ricotta e i nostri spinaci. Rompiamola dentro ai nostri spinaci che ho ripassato e ho cercato di tagliare grossolanamente poi in pezzettini più piccoli. Aggiungiamo anche il resto. Anche qui aggiungiamo un po' di formaggio grattugiato che ci aiuterà anche ad asciugare un po' i nostri spinaci. I miei genitori, per esempio, amano fare un impasto di spinaci, uvetta e pinoli, però dipende poi sempre dai vostri gusti. E anche questo impasto è pronto, lasciamolo da parte a insaporirsi bene e ora dedichiamoci all'impasto. Per l'impasto naturalmente potete utilizzare un piano di lavoro formando un buco al centro dopo aver messo la farina sul piano di lavoro e amalgamare tutti gli ingredienti. Per comodità, velocità e soprattutto praticità utilizzeremo la planetaria. Andiamo ad aggiungere tutte e due le farine insieme, un pizzico di sale, il bicarbonato, il vino bianco e l'olio. Abbassiamo la leva. Lascio lavorare la macchina 2-3 minuti a velocità minima, lasciando amalgamare bene tutti gli ingredienti e poi andremo ad aggiungere l'uovo. Andiamo ad aggiungere l'uovo e lasciamo finire di impastare bene tutti gli ingredienti. L'impasto si è staccato completamente ai bordi della planetaria. Ho staccato il suo cestello, ma devo finire di lavorarlo altri 5 minuti a mano, come si può vedere. Lo faccio direttamente nel suo cestello, nella sua ciotola,
e poi lo lasceremo riposare per una mezz'oretta a temperatura ambiente, coperto solo da un canovaccio. Il nostro impasto è riposato una mezz'oretta, ora prepariamo i nostri calzoni. Dovremo preparare delle porzioni di pasta del peso di circa 100-120 grammi ciascuno, per non farli troppo grossi. Io il primo l'ho già pesato, pesa 120 grammi esattamente. Andiamo a stenderlo piano piano con un mattarello, girando tutto attorno, e lo stendiamo bene. Il primo impasto è stato steso, questo lo riempiremo con il nostro primo sale e il salame. Andiamo a posizionare l'impasto centralmente, ma più verso di voi, lasciando un po' più il lato superiore maggiore rispetto a quello inferiore. Schiacciate leggermente, ora piegate verso di voi, premete leggermente per far fuoriuscire l'aria e premete bene tutto attorno. Io personalmente vado a rifinire con una rotella, togliamo pure l'eccesso di pasta e infine vado a premere tutto attorno con i lembi di una forchetta. E posizioniamo sulla teglia. Piano piano continuiamo così con la restante pasta e il restante condimento fino all'esaurimento di tutto. Con un pennello e dell'olio d'oliva andiamo leggermente a spennellare i nostri calzoni. Non ne serve moltissimo e questo servirà a farli dorare ben bene durante la cottura. Fate così su tutti quanti, bucherelliamoli leggermente, io uso un coltello, potete anche utilizzare una forchetta, e poi si vanno nel vostro forno preriscaldato per 20-25 minuti. A metà cottura mettete il vassoio che sta nella parte più bassa nella parte più alta e viceversa. Ci vediamo dopo per il risultato. Eccoci qui, i nostri calzoni tostitani sono pronti per essere gustati. Aspettate un attimino prima di tagliarli, addentarli e gustarli, perché stanno letteralmente bollendo ancora. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it. Oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.